Tracciatore di guida alpina, tracciatore di queste prove, com'è quest'anno l'edizione 2014? È un'edizione ancora più ricca perché sono venuti credo 250 arrampicatori un po' da tutta la Lombardia, non so chi è da fuori. Comunque si conferma nell'ambito degli street climbing, che adesso è un fenomeno diffuso in Italia, si conferma una delle manifestazioni più belle, perché si può scalare appunto in centro città, su monumenti, su banche, quindi si è molto a contatto con la città e col pubblico cittadino, diciamo. Porta l'arrampicata in questo contesto nuovo. Manifestazione eccezionale, una delle poche che conosco, anzi l'unica che conosco di questo genere, vorrei vederne di più. È un sistema per la gente per capire l'arrampicata in modo diverso. Io che non faccio pareti, mi diverto da morire in una città del genere ad arrampicare. Adesso ci vediamo. Per te Sondrio Street Climbing? Un bel gioco. Stai divertendo? Sempre.
on holiday. Qui scalare il campanile, il panorama, la giornata? Abbastanza faticosa, abbastanza. Ti è piaciuto? Sì, come al solito, quest'anno più del solito però. C'era parecchia gente, cosa si vedeva dall'alto? Ma c'era parecchia gente, tante nuove entrate. Dove hai imparato a arrampicare così? Così sui palazzi.
No, abbiamo imparato a arrampicare sui sassi e sulle piante da piccoli.